Da Bratislava, seconda giornata della nostra trasferta, prima giornata inaugurale della sfida di Coppa Davis tra Slovacchia e Italia. La nostra giornata però inizia dal castello di Bratislava perché Nover Gombos e Jannik Sinner scenderanno in campo alle ore 17 alla NTC Arena per il primo match di giornata. A seguire la sfida, il confronto tra Alex Molchan, numero uno slovacco, e il nostro Lorenzo Sonego. E quindi nel vlog di oggi vi faccio vedere qualche immagine di Bratislava e poi ci rivediamo direttamente dall'NTC Arena per i commenti a caldo degli incontri. Non esattamente a caldo, però eccoci qui per il commento di questa prima giornata della sfida di Coppa Davis tra Slovacchia e Italia. Si chiude sull'1-1 questa giornata inaugurale, quindi domani il doppio e gli altri due singolari per decidere, per assegnare il pass per la fase finale del torneo. Ha aperto la giornata la vittoria di Jannik Sinner su Nober Gombos con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, un match che si è rivelato più insidioso del previsto. Se lo aspettavano un po' entrambi, soprattutto Gombos aveva ricordato la sfida di Marsiglia e aveva comunque parlato di un match perso su pochi punti, Jannik è cambiato, però alla fine, soprattutto all'inizio, l'hanno impostata su un braccio di ferro che solitamente fa comodo a Jannik ed effettivamente lo ha fatto fino al 2-0 del secondo set. Poi Gombos, che ha il vantaggio di avere in panchina Toth, che è capitano di Davis, ma è anche suo coach nel circuito, è riuscito a cambiare la partita, è riuscito a rallentare i ritmi, a costruire di più lo scambio, a farla girare su una superficie non così veloce. E soprattutto quando cambiava sul lungo linea ha iniziato ad incidere molto di più. All'inizio lo faceva anche bene a ritmi molto più alti, però non riusciva a ferire Jannik. Nel terzo set, io personalmente, qua parlo di sensazioni personali, mi aspettavo che Jannik potesse provare a cercare un po' di più la via della rete, perché comunque con Simone Vagnozzi ha provato tante volte in questi giorni diversi schemi per provare ad andare a rete con 3, 4, 5 colpi. E poi in conferenza stampa anche lui comunque ha confermato questo, però non è riuscito a provarlo e quindi è stata una vittoria poi muscolare. Tra l'altro sto andando a braccio, quindi sicuramente ogni tanto mi incepperò. E invece passiamo poi alla sconfitta di Lorenzo Sonego, che ha giocato contro Filippo Ranschi, che ha preso il posto di Alex Molchan, positivo al Covid e quindi impossibilitato a prendere parte alla sfida, sia oggi naturalmente anche domani. Edo Ranschi, ex numero 3 juniores, vincitore del Bonfiglio in passato, che abbiamo intervistato pochi giorni prima della mia partenza per Bratislava, alla sua seconda presenza con la nazionale slovacca, la prima nel 2019 contro Denis Shapovalov, è riuscito a vincere in due set con il punteggio di 7-6-6-3. Nel primo set ha breccato nel settimo gioco, è stato controbreccato, poi è riuscito a giocare un tiebreak perfetto. E il modo in cui ha gestito anche l'inizio di secondo set, dove Sonego ha breccato e Sonego aveva avuto un inizio che per certi versi ricordava quello del secondo set con Goyo, in cui riesce a prendere in mano la partita, cosa che poi purtroppo per noi non è stata. Adesso cosa aspettarci dalla giornata di domani è anche difficile da dire. Sicuramente la sensazione è che l'Italia non sia più così favorita, però non c'è neanche l'errore da commettere di pensare che siamo sfavoriti. Sicuramente nel doppio lo siamo, perché loro scendono in campo con due doppisti. Noi purtroppo non abbiamo qui Fognini e il capitano Volandi in conferenza stampa ha fatto la battuta dicendo: se avessi avuto i gemelli Brian non avrei dovuto far pretattica e non avrei avuto problemi. Qui bene o male abbiamo Bolelli che è il doppista,
e tutti possono giocare con lui. Travaglia, che ha provato il doppio, Musetti, lo stesso Sonego e anche Yannick Sinner, e la sensazione, almeno per quanto ci ha detto, è che deciderà nelle soprattutto domani, perché comunque abbiamo finito tardi, e quindi ha detto che a mente fredda sarà fatta la decisione. Poi ci saranno gli altri due singoli, quello di Yannick Sinner naturalmente favorito con Oranski, e poi ci sarà comunque un ballottaggio per il match contro Norbert Gombos, che oggi comunque ci ha fatto paura, inutile negarlo. Bisognerà vedere se tornerà in campo Sonego, che come ha detto Volandri ha il pregio di saper resettare, se no potrebbe scendere in campo Lorenzo Musetti, che vista la superficie può sicuramente dire la sua, anche se a sua volta Gombos è un giocatore che, come poi Yannick Sinner che oggi l'ha affrontato, ha confermato su questa superficie, quindi con questo strato legnoso sotto la superficie molto simile a quella poi del loro precedente a Marsiglia, si esalta, e lo abbiamo visto. E poi c'è anche il fattore pubblico, che oggi è riuscito a dare una grande mano. Dall'NTC Arena vi do la buonanotte, l'appuntamento è alla giornata di domani.